Ciao bellezze, benvenute sul mio canale di bellezza naturale. Oggi parliamo di capelli, ma parliamo di un argomento, di un problema molto diffuso che tante persone hanno e che vogliono contrastare: la forfora, la fastidiosissima forfora. Quindi seguite la mia ricetta molto facile, con ingredienti che oramai tutti abbiamo nella nostra cucina, e vedrete che si riuscirà tranquillamente a sconfiggerla. Guardate! Forfora, che fastidiosa! Quante volte vi è capitato di fare i conti con questo fastidiosissimo anestetismo? In realtà si tratta di una problematica riguardante il cuoio capelluto. In tantissimi la combattono perché purtroppo causa prurito e lascia scaglie di pelle su giacche, maglioni e vestiti. Per questo non c'è niente di meglio di un trattamento naturale per ripristinare il pH del cuoio capelluto ed avere capelli sani e splendenti. Provate ad usare questo trattamento che vi consiglio fino a che il prurito e la forfora si saranno fermati, anche giornalmente se è necessario. Ingredienti: 150 ml di aceto di mele, 250 ml di acqua, 2 cucchiai di rosmarino, 2 cucchiai di salvia, 2 cucchiai di ortica, 8-10 gocce di olio essenziale di rosmarino. Preparazione: portate in ebollizione l'acqua e l'aceto, poi mettete in infusione le erbe e lasciate riposare per almeno un'oretta, poi filtrate e aggiungete l'olio essenziale. Mescolate e mettete in un contenitore che potete conservare in frigorifero per un mese. A questo punto fate il vostro shampoo e balsamo, poi prendete la miscela, agitatela e versatene un pochino sul cuoio capelluto e massaggiate per qualche minuto. Poi risciacquate con acqua fresca, così chiuderà i pori e lascerà il cuoio capelluto pulito e i capelli lucidi. Come vedete, questa ricetta è molto facile e veloce da fare ed è molto molto utile per la forfora. Io intanto vi saluto, ci risentiamo domani con una nuova video ricetta, sempre per la vostra bellezza di viso, capelli e del corpo. E iscrivetevi al canale, mettetemi un like se il video vi è piaciuto e condividete con le vostre amiche. Voglio anche ricordarvi che tutto ciò che vedete nei miei video, quindi ricette e consigli, è tutto frutto di esperienza personale, ricerche che io ho fatto negli anni, prendendo comunque nozioni da grandi esperti nel settore, provando e testando, quindi vi do i migliori consigli che si possono dare. Ciao ciao, alla prossima!